spingere verso l'adesione alla campagna vaccinale anti-Covid e valorizzare l'arte e il patrimonio museale siciliano. L'iniziativa si chiama Vaccinarte, scopri, emozionati e vaccinati ed è stata pensata dagli assessori regionali siciliani alla salute Ruggero Razza e dei beni culturali e dell'identità siciliana Alberto Samonà, con l'impegno dei commissari per l'emergenza Covid e la collaborazione offerta dai direttori dei musei. Il MUME, Museo Regionale di Messina, giovedì 10. Il Castello Ursino di Catania giovedì 17, il Museo Salinas di Palermo giovedì 24 saranno hub per una sera. Seguono i commenti del direttore MUME Orazio Micali, del commissario per l'emergenza Covid di Messina Alberto Firenze e del direttore generale facente funzione ASP Messina Bernardo Alagna. Il Museo di Messina si apre al territorio anche con l'incontro tra salute e beni culturali, tra le vaccinazioni e la visita gratuita del museo. Ci apriamo al territorio come abbiamo fatto e stiamo facendo sempre di più negli ultimi anni, come stiamo facendo anche quest'anno con la manifestazione Restate al Mume 2021, dalla fine di giugno alla fine di settembre con cinema, arte, spettacoli, cultura, incontri, danza. In questo caso aggiungiamo alle manifestazioni già programmate, aggiungiamo un momento importantissimo nella lotta contro il Covid, a sostegno del nostro territorio, a sostegno dei nostri concittadini, a sostegno della comunità, per contribuire in questa lotta dove dobbiamo riuscire assolutamente a sconfiggere il Covid, anche e principalmente attraverso le vaccinazioni. Quindi un incentivo, dove la vaccinazione è accompagnata dalla visita gratuita al museo durante questo nostro tardo pomeriggio e serata. Vaccinarti, scopri, emozionati, vaccinati, è un'occasione unica in Regione Sicilia. Questa sera iniziamo con Messina e permettiamo ai cittadini che hanno la possibilità e la voglia di visitare il museo di vaccinarsi, quindi un'occasione in più per ritornare a fruire di un bene museale come quello del Museo Regionale di Messina, avendo anche l'opportunità di vaccinarsi. Questa è un'occasione unica che vogliamo ovviamente, che speriamo poi nelle prossime settimane di replicare, ma che intanto vede questa sera l'inizio a Messina, ma la prossima settimana a Catania e ancora il 24 a Palermo, un'iniziativa che è stata sposata dalle strutture commissariali per l'emergenza Covid delle tre aree metropolitane che è stata fortemente voluta dall'assessore regionale alla salute Ruggero Razza e dall'assessore regionale ai beni culturali Alberto Sannonà. Per noi è un'occasione unica e crediamo di iniziare con questa serata una serie di iniziative che possono andare nella direzione corretta, che anche coloro che hanno difficoltà ad arrivare negli hub vaccinali li andiamo a vaccinare noi direttamente o nei luoghi di cultura o direttamente nei luoghi di massima diffusione. Siamo qui invece in questo sito di vaccinazioni anti-Covid che è veramente speciale, cioè il sito di vaccinazioni non è altro che il Museo di Messina e c'è qui un connubio veramente bello fra medicina, salute e arte. Chi viene a vaccinarsi qui avrà l'opportunità non solo di curare il proprio fisico e di fare profilassi della vaccinazione anti-Covid, ma anche di avere la possibilità di visitare un percorso artistico così interessante e così bello come quello che il Museo di Messina può offrire. Effettivamente, dico, lo trovo un sito davvero molto molto bello, tranquillo, riposante anche nella sua funzione e quindi invito tutti a approfittare di queste giornate appunto di vaccinazione e di arte che si svolgono qui al Museo di Messina.